Buonasera, buonasera, buonasera telespettatori, telespettatrici. 194esima puntata di Senza Sconti, la un lapsus, non è una manifestazione, la trasmissione che ha come protagonisti in studio i nostri ospiti e ha come protagonisti voi telespettatori che potete entrare direttamente in studio con le vostre telefonate, di cui ricordo il numero 0232 00 46 240, per chiamare e parlare in diretta e dovete, con noi. Potete fare qualsiasi domanda ai nostri ospiti senza fare nessun tipo di sconto. Come vi avevo promesso, questa sera parliamo di cronaca, ma parliamo anche di pensionati e di pensioni. Questa è una promessa che ho fatto più volte durante le nostre trasmissioni, perché spesso i pensionati sono intervenuti e non eravamo in grado di dare delle risposte di tipo tecnico. Questa sera abbiamo un esperto di pensioni, abbiamo un ex esodato, quindi con l'esperto di pensioni e con l'esodato potremo essere più precisi nelle risposte che vogliamo dare a voi, perché questa è una trasmissione che vuole anche approfondire gli argomenti, non trattarli superficialmente. Quindi, nel vostro interesse, telefonate. Pensionati, avete dei problemi? Chiamate questa sera. Speriamo di potervi dare delle soluzioni o almeno delle indicazioni precise e tecniche, perché, ripeto, è importante dare delle cose tecniche, valide, e non un bla 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 che poi non serve a nulla. Però non possiamo esimerci da quella che è la cronaca. La cronaca di oggi porta i risultati delle elezioni in Umbria. Ma prima di parlare dei risultati delle elezioni in Umbria, andiamo a presentare gli ospiti. Cominciamo con Maurizio Bernasconi, è nato a Varese il 25 settembre del 67, laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, tesi in diritto processuale civile dal titolo Preclusioni e decadenze nel rito del lavoro. È avvocato jus laborista, esperto di diritto del lavoro, politiche del lavoro e diritto previdenziale. Presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Nazionale, è stato consigliere d'amministrazione di INPCI ed è stato consigliere giuridico per il ministro del lavoro Roberto Maroni. Nel 2018 è stato candidato alla Camera dei Deputati per il Movimento Grande Nord. Bernasconi, questa sera lei è l'esperto di previdenza e quindi sentiamo se ci sono dei pensionati che la chiamano. Lei dovrà dare delle risposte più tecnicamente vicine a quella che è la realtà, perché spesso e volentieri i pensionati hanno difficoltà proprio a relazionarsi con l'INPS, perché è difficile, bisogna andare su internet, sulla piattaforma, e non tutti hanno queste capacità. Si rivolgono ai patronati, ma anche lì delle volte il contatto è difficile e laborioso. Sentiamo se ci sono delle domande. Qui c'è un esperto, approfittatene. Presentiamo il prossimo ospite. Secondo ospite è Carlo Larizza, milanese di adozione, già inserito nella triste categoria degli esodati, oggi è pensionato. Ha svolto la professione di tecnico di laboratorio per una piccola azienda di apparecchiature chimiche, è entrata poi in crisi. Ama leggere soprattutto i classici latini. Appassionato di musica, da ragazzo suonava in un complesso e, dice, sognava un mondo migliore. Magnifico, Larizza è già stato nostro ospite. Ex esodato, quindi è uno che ha vissuto sulla propria pelle la legge Fornero, o sbaglio? Sì. E quindi è un testimone e potrà dire ai telespettatori qual è stato il suo calvario, diciamo così, giusto, per arrivare finalmente a uscire da questo limbo che era quello degli esodati e oggi gode di una pensione da fame, come lui sottolinea spesso e volentieri, o sbaglio? Sì, perché le pensioni purtroppo sono sempre decurtate, soprattutto a livello proprio tecnico, nel senso che se ti vuoi arrivare alla pensione qualche anno prima devi pagare una penale e queste penali variano a secondo degli anni che perdi, che non puoi raggiungere il cosiddetto tetto massimo. Poi c'è l'aggravante che non vengono mai, la pensione si sa è quella, è definitiva fino al resto della vita, di conseguenza non copre mai il costo, l'aumento dell'Istat. E questo è un aggravante notevole. Forse magari un'altra aggravante è che il valore d'acquisto di una pensione del Nord è notevolmente inferiore rispetto al valore d'acquisto di una pensione del Sud, dove il costo della vita, l'abbiamo detto non una volta ma 100 volte qui in trasmissione, è del 30% in meno. E anche questo conta. Andiamo a presentare l'altro ospite.
Con noi Marco Poloni, è nato a Monza il 13 agosto del 1965, vive a Cologno Monzese, è sposato e ha 3 figli. È amministratore unico di una società immobiliare, già consigliere comunale della sua città, oggi è vice segretario provinciale di Grande Nord e segretario della circoscrizione martesana per lo stesso movimento. Buonasera. Beh, Marco Poloni è già stato nostro ospite, rappresenta Grande Nord e a lui... Inizieremo con lui il giro dei commenti sulle elezioni che si sono svolte domenica scorsa, in Umbria. Sentiamo un suo parere. Partiamo subito da lei. Cosa ne pensa di questa elezione? Di solito non mi occupo di politica estera, perché al di fuori della Lombardia, del nord, non è che mi interessi più di tanto. Comunque domenica ci sono state queste elezioni. Un risultato, secondo me, viene fuori. Che al nord, soprattutto in Lombardia, non cambia assolutamente niente. Versiamo lo stesso 56 miliardi di residuo fiscale. Quindi che vada uno, che vada l'altro, a noi non ci cambia la vita più di tanto. Noi battagliamo sempre sui 56 miliardi. Bene, però io a questo punto lo faccio con tutti gli ospiti. Vorrei dire una cosa sui 56 miliardi, perché 56 miliardi suonano un pochino così, sembra poco. Vorrei dire, mi sono messo a dividerli un attimino. Allora, su 12 mesi noi paghiamo 4 miliardi 666 milioni, quindi ogni mese 4 miliardi. Ogni giorno 153 milioni 424. Lo ripeta, 153 milioni di euro ogni giorno. Paghiamo 6 milioni 392 mila euro ogni ora, 106.000 euro ogni minuto e 1.775 euro ogni secondo. Sarebbero da pubblicare questi dati, certo. Perché così la gente se ne rende conto, perché così quando si parla di miliardi non te ne è una rendi cifra conto. Talmente importante che si fa fatica a materializzarla, mentre invece arrivando al secondo si riesce a capire, vuol certo. Ripetere ogni secondo quanto? Ogni secondo 1.775 euro. Ogni secondo. Praticamente in questa ora di trasmissione abbiamo dato 6.392.000 euro in un'ora di trasmissione. Bene, Bernasconi, un commento veloce sulle elezioni sull'Umbria. Sull'Umbria io mi sono fatto un'idea personale, più che altro, vabbè, l'affluenza alle urne si è alzata, ma rimane sempre bassa, il 64% rimane comunque basso e questo è abbastanza sintomatico della disaffezione alla politica, ma la mia idea su queste elezioni è che l'elettorato è completamente disorientato perché si passa da una vittoria nettissima del centro-sinistra precedente a una vittoria nettissima del centro-destra successiva, uno scivolamento verso il basso enorme del Movimento 5 Stelle, per cui non sto a parlare di principi, chi è di destra, chi è di sinistra, perché qui evidentemente si è rimescolato tutto, ma quello che a me fa venire, quello che fa venire in mente il risultato di queste elezioni è che in questa nazione si governa talmente male, chiunque ci sia al governo governa talmente male, che l'alternanza, una volta vinco io, la volta dopo vince chi era all'opposizione, ormai è diventata la normalità. Se guardiamo negli ultimi anni, questa è la normalità. Cioè, quante volte la stessa coalizione ha vinto 2 volte successive le elezioni? Praticamente ultimamente mai. Cioè, è un sistema politico talmente ingessato che chi governa, o per volontà, o per incapacità, o per impossibilità, non riesce a fare talmente nulla che la gente la volta dopo vota gli altri, chiunque Larizza, siano gli altri. Larizza, anche Berlusconi non mi sembra che sia andato splendidamente, no. Ma al di là di questo, un suo commento su queste elezioni che io voglio però ricordare ai telespettatori, si sono svolte in Umbria, la popolazione dell'Umbria è di circa 700.000 abitanti ed è inferiore alla sola provincia di Brescia. Quindi stiamo parlando di elezioni, sì, regionali, ma voglio dire numericamente non particolarmente significative. Sì, anche se numericamente non sono significative, però bisogna sempre trarne il dato politico. Il dato politico è che è evidente a tutti che il governo Conte 2
è un governo che non può andare bene agli italiani, nel senso che scusi la Rizza, ma il governo Conte 2 è stato consegnato a Salvini. Sì, è stato cioè Salvini ha consegnato, ha fatto sì che nascesse il governo Conte 2. E questo è come dire, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, che questa è una situazione paradossale nel mondo politico italiano, perché ci continuiamo a perpetrare errori l'uni con gli altri e poi pensiamo che chi viene dopo li risolva. Bene, invece però sentiamo un telespettatore che è in linea, vediamo se ritorniamo nell'argomento della serata di stasera, che è quella delle pensioni. Pronto? Pronto. Buonasera, come ti chiami? Buonasera. Da dove chiami? Buonasera, sono Vittoria dalla provincia di Milano. Ciao Vittoria, prego. Ecco. Non c'è niente da meravigliarsi di quello che è successo con le elezioni. Sì. Era cose che si sapevano, e cioè se Salvini voleva amministrare, fare, poteva stare al governo. Ha avuto con il 17% la fortuna di andare al governo, però quando ha visto i debiti se l'è scappata, se l'è svignata. Adesso cosa pensano i leghisti? Che lui faccia qualcosa? I leghisti della Salvini Premier. Salvini Premier, perché i leghisti forse sono un'altra cosa. Ma comunque vai pure avanti. Della Salvini Premier. Sì, certo. Appunto, per me tra un po' non farà niente. Cioè andrà a infinocchiare altre persone. Grazie. Sentiamo un altro telespettatore che c'è in linea. Pronto? Pronto? Forse è caduta. No. Eccola. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Ciao, ti chiami? Da dove chiami? Pronto? Sì, allora fai una cosa, abbassa il volume del tuo televisore perché sennò c'è un ritorno di voce e facciamo fatica a sentirti. Sì, pronto, adesso mi senti? Adesso è perfetto. Come ti chiami? Da dove chiami? Allora, io sono Riccardo e chiamo da Vimodrone. Ciao Riccardo, prego. Allora, volevo parlare per la pensione, volevo un chiarimento. Io ho lavorato 42 anni e 7 mesi, però la pensione viene data sui 40 anni. Come mai succedono queste cose? Bravo. Bernasconi. Non ho capito. Allora, ascolta. Sei ancora in linea? Sì, sono in linea. Allora, vuoi ripetere, perché Bernasconi, l'avvocato Bernasconi non ha capito esattamente. Ripeti pure. Forse ho capito, nel senso che non gli sono stati calcolati gli ultimi 2 anni e 6 mesi di lavoro. È corretto? Sì, è questo? Perfetto, Bernasconi. Perché il calcolo che è stato, il calcolo che viene effettuato sulla media degli stipendi per poter utilizzare adesso col metodo contributivo viene fatto al massimo su 40 anni, gli anni successivi non sono cumulabili, sono persi insomma in buona sostanza. Non sono cumulabili, cioè, per il calcolo ha versato pensione. Ha fatto i versamenti e quei soldi che ha versato? Sì, io ho versato, cioè io ero dipendente, quindi sì, ho versato la mia parte, sì. La ditta ha versato la sua parte, ma quei soldi sono andati in cavalleria. C'è un tetto massimo, per cui, che è quello dei 40 anni, per cui tutto quello che viene successivamente versato non entra più nel calcolo della pensione e quindi rimane fermo sui 40 anni. Purtroppo questo è la... È un'anomalia questa. È l'anomalia, come ce ne sono tante in questa materia. Sì, però, ma difatti, però, nel senso che poi la pensione non viene più rivalutata. Certo. No, certo. E uno a sto punto se lo prende in quel posto. Perfetto. Purtroppo, ahimè, è così. Ma devo passare la parola alla pubblicità. A tra poco. Avete capito quindi questa anomalia incredibile, cioè dopo 40 anni in cui uno lavora e versa i contributi, se va oltre i 40 anni versa i contributi e questi contributi non contano assolutamente nulla perché non vengono poi calcolati ai fini della pensione. Sentiamo un telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera. Non
non si è capito, è caduta la linea. Allora, questa è un'altra anomalia incredibile. Vediamo se ha ripreso la linea, perché io vedo lampeggiare, quando lampeggia ci sono le chiamate in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, come ti chiami, da dove chiami? Allora, mi chiamo Renato, chiamo da Forno Canavese in provincia di Torino. Ciao Renato, prego. Io volevo dire qualcosa anche riguardo alle pensioni. Io ho lavorato per moltissimi anni come rappresentante, ma come dipendente, ero come un impiegato, la ditta versava i contributi INPS, mi davano la macchina, mi pagavano le spese. Gli ultimi 11 anni ho dovuto fare invece il mandato di vendita, sono diventato autonomo, partita IVA, e pagavo oltre all'INPS anche l'Enasarco. Dopo 11 anni, per un problema di salute, ho dovuto smettere. Io quegli 11 anni lì non ho preso né prima era l'INPS, l'Enasarco dopo 10 anni ti dava una pensione, poi l'hanno spostato a 15, poi a 20, ma io quei contributi lì non ho preso niente, né pensione, né... dammi indietro i contributi. Ma anche i sindacati mi hanno detto che va bene così, che questo è un furto. È un furto che fa Enasarco. Grazie. Allora, Enasarco è una sorta di previdenza complementare, perché non è una previdenza come la cassa avvocati piuttosto che la cassa geometri e quant'altro. E purtroppo i regolamenti delle casse, di tutte le casse previdenziali autonome, prevedono l'impossibilità di restituzione del capitale nel momento in cui non è sufficiente per dare una rendita. Ma questo lo ma cosa vuol dire succede non è anche, sufficiente? Ma non lo può dare sulla base di quanto è stato versato? Dipende dai regolamenti. Allora, cioè, c'è sempre la fregatura. Ecco, il telespettatore probabilmente avrà versato sia la gestione separata INPS, che dopo 5 anni dà una rendita sulla base di quanto versato, perché se aveva partita IVA avrebbe versato quello, e poi gli veniva versata dall'azienda l'Enasarco, che è la previdenza complementare, sostanzialmente il TFR, viene versata una parte di TFR, che è il FIR, e una parte di rendita sugli agenti di commercio. Il problema è che i regolamenti delle casse, così come il regolamento delle prevede... Ma scusa, toglimi una curiosità, ma quando uno versa l'Enasarco, sa, è cosciente di quello che, voglio dire, sono queste regole, chiamiamole, che poi vanno a scapito di chi versa? Ne è conoscenza, viene spiegato in maniera chiara o no? Bisogna andare a prendersi il regolamento delle pensioni e delle prestazioni di ogni singola cassa a cui uno è iscritto, e da lì andare a leggere. Andare sì, a leggere, ma quindi però probabilmente c'è, però la contribuzione è obbligatoria. C'è una scarsa informazione sicuramente, e la contribuzione è obbligatoria. Non è che uno può dire io so che lavorerò tre anni e so già che non prenderò un euro. Devo contribuire comunque, non posso, perché sennò ti arriva la cartella esattoriale o mi arriva poi, il poi dopo la telefonata che c'è in linea sentiamo gli altri due ospiti. Pronto? Buonasera. Buonasera, come ti chiami? Sono da dove chiami? Sono Carla e chiamo da Milano. Ciao Carla, prego. Ciao, io quando vi vedo mi allargo il cuore. Ciao, oh, grazie. Vai con le domande. Allora, io ho quasi 90 anni. Ho lavorato per 47 anni io e 44 mio marito, però mio marito è morto a 58. Mi hanno unito le pensioni e dal 2011 che non mi ha dato un euro di aumento. In più prendo 1200 di tutte e due le pensioni. Pago 600 euro d'affitto. Tenga presente che non ho proprio un cavolo, neanche un sassolino. Pago il ticket delle medicine, sono rovinata dai dottori che sono 29 anni che sono sul divano, che hanno sbagliato a farmi la gamba, e non prendo niente, mi creda. Io l'anno scorso ho speso 1500 euro di ticket, una donna di quasi 90 anni. Lei le sembra giusto? Assolutamente se no. Se non avessi lavorato, sono d'accordo con voi. Ma ho lavorato 47 anni, non avevo ancora 11 anni, andavo nei campi. Ma dopo ho fatto tanti lavori, che in più ho fatto per 28 anni la commessa alla Ricciardi Nori.
10 anni in litografia in via Pomponassi, guardi, Brianzanoni, ho fatto tanti di quei lavori. Sai cosa mi mancava di fare? Di andare sul marciapiede. Ti ringrazio. Sembra giusto? No, però ti ringrazio di questa telefonata che, voglio dire, è una delle tante telefonate di pensionati che, voglio dire, ci raccontano la loro durissima, folle realtà in cui devono sopravvivere. Ma voi, per esempio, di Grande Nord, queste situazioni, voglio dire, avete anche voi assistito a queste telefonate, avete sentito queste telefonate, sapete di questa situazione. Ma che cosa si può fare, per esempio, per... C'è una ricetta, non dico facile, ma una ricetta per vedere di venire fuori da questa situazione, che, voglio dire, sono veramente drammatiche, ma non è una persona, sono migliaia e migliaia di persone, ce ne sono anche di pensionati peggio. In queste condizioni. Ce ne sono anche di peggio. Sinceramente ce ne sono anche di peggio. Certo, c'è, non c'è mai limite al peggio. C'è gente addirittura che arriva a prendere 190 euro di pensione al mese e deve sopravvivere. Io sinceramente non so come possono fare. Ecco, lo so, va bene, ma questa, diciamo, è la radiografia di questa situazione. Ma Grande Nord ha pensato che ci possa essere qualche cosa, non so, butto lì, una previdenza? Certo, no, allora, ritorniamo sempre al discorso iniziale. Con residuo fiscale potremmo avere la regionalizzazione dell'INPS, che è inattivo. L'INPS Lombarda è inattivo rispetto al resto d'Italia. Quindi potrebbe anche prescindere dal residuo fiscale, basterebbe un INPS regionale, lei dice. Sarebbe sufficiente quello regionale. Bernasconi, sta in piedi una cosa di questo genere? Assolutamente sì, perché qui la questione posta dalla telespettatrice è importante, perché qui si vanno a sommare due cose che sono dirompenti su quello che è l'erogazione delle pensioni. Il famoso cumulo che comporta delle detrazioni dal punto di vista dell'erogazione, più l'aumento della tassazione sulla pensione, perché non dimentichiamo che la pensione, qualunque pensione, è soggetta ad IRPEF con tassazione ordinaria, quindi con aliquota che parte dal 23%. Quindi sottolineiamo che fino a 15.000 euro di pensione la tassazione è del 23%. Incredibile. Sentiamo ancora una telefonata, poi sentiamo la parola di un ex esodato. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, come ti chiami, da dove chiami? Allora, io sono Armando e chiamo da Bergamo. Prego, fai pure il domani. Niente, io ho avuto la fortuna, forse, non so, ho lavorato per 40 anni, dopo ho fatto altri 10 anni ancora come assunzione, ma a me mi risulta che ogni 5 anni ho avuto l'incremento dell'INPS, di quello che ho versato. Dunque, quelli che dicono che non hanno l'aumento, non mi sembra giusto, perché io l'ho avuto come dipendente sia prima di un'azienda, dopo ho fatto altri 10 anni in un'altra azienda, eppure io ho avuto l'aumento. Non so come mai sentire che... Se vuoi fare una domanda, sei in diretta, Bernasconi, perché vedo che Bernasconi fa... Ma... No, non capisco quale aumento. Sì, cioè, sono diretta, che aumento hai avuto? L'aumento della pensione erogata? Ho avuto i 40 anni di contributi. Sì. Collaborato in un'azienda, dopo sono andato in pensione, io ho 67 anni adesso, io dopo sono toccato un anno in pensione, nel 2001 sono andato in pensione, con 40 anni di contributi, dopo ho fatto altri 10 anni come dipendente in un'altra azienda e mi hanno versato i contributi e io attualmente la pensione mi è aumentata poco, né, rispetto, però qualcosa mi è aumentato, ogni 5 anni faccio il ricorso di aumento, mi è aumentato. Quelli che dicono che non hanno aumentato niente, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè lui dice che anche pur avendo lavorato 40 anni, poi ha lavorato ancora e questi anni di contribuzione gli sono ritornati. Se non ho capito male, ogni 5 anni lui prende un aumento di pensione. Ogni 5 anni ho preso un aumento, esatto, cioè. Esatto. Sì, l'aumento. Allora, le pensioni non sono ferme, immobili, periodicamente qualcosa aumenta sulla pensione. Allora, diciamo che innanzitutto il signore quel signore che ha detto che non gli danno niente, non è vero, perché se fa domanda, fa richiesta, se ha versato i contributi gli danno una percentuale
No, ma anche qui è una domanda. Bisogna fare domanda, non è un fatto automatico. No, certo, bisogna fare domanda al sindacato, bisogna fare domanda all'INPS. Io faccio domanda al sindacato di avere... Ma allora, io penso che il signore sia andato già in pensione. Ti ringrazio, sentiamo l'esperto. Penso di aver capito che il signore sia andato in pensione con la pensione di vecchiaia, quindi già col massimo possibile dal punto di vista... dell'erogazione, 40 anni e, nel 2001 è andato, sì. E però è andato nel 2001. Quello che credo di cui stia parlando è la rivalutazione, cioè nel senso la rivalutazione della pensione erogata, certo. Non che si prende di più in base alla contribuzione, ma prende di più perché ogni X anni la pensione viene rivalutata. Ma sarà automatico o bisogna chiederlo? Dovrebbe essere automatico. Appunto, mi sembra strano. Sì, no, non si parla sempre di cifre. Ma dal 2011 la rivalutazione è stata bloccata con la legge Fornero. Esatto. Cioè lì è stata completamente bloccata. Il problema è sempre quello. Cioè non si può pensare che un pensionato... viva con quello che prendeva 10 anni fa, perché il costo della vita lo vediamo tutti, aumenta costantemente. Cioè questa favoletta di dire che le pensioni vengono agganciate al costo della vita è solo una favoletta che non sta più in piedi. Ecco perché, e poi conosco tanti amici e parlo a nome loro, che come 15 anni fa prendono una pensione già più bassa rispetto a 15 anni fa. Perché io ho sentito gente che con le rivalutazioni o con tutte queste strane cose che vengono inserite nei documenti economici finanziari prendono 1,50 euro, 1,90 euro lordi in più. Vi ringrazio ospiti e ringrazio il telespettatore che è in linea, gli dico porta pazienza perché devo fare il blocco della pubblicità. Diamo la parola al telespettatore che è in linea, poi l'amico di Grande Nord dovrà chiarire alcune cose importanti. Pronto? Ah, buonasera Bernardello. Ciao. Ciao, prego. Buonasera Bernasconi, che conosco a Carlo e l'altro signore non so chi è, comunque. E anche a Gianluca, che volevo salutare. Grazie, buonasera. Buonasera. L'altro ospite è Marco Poloni. Il dramma di tutto questo discorso pensionati e lavoratori è che i lavoratori lavorano e rimangono poveri a fine mese. Quando prendono i soldi invece di essere contenti sono lo stesso poveri. Il pensionato piglia la pensione e a fine mese è di nuovo povero. Ti faccio un esempio. Io che piglio quasi 3.000 euro di pensione, lordi sto parlando, Nell'87 pigliavo 17 milioni al mese di stipendio. Quando sono andato in pensione, il mio, siccome ho lavorato solo 20 anni per fortuna, pigliavo 6 milioni al mese. Quei 6 milioni quando hanno messo l'euro sono diventati 3.000 euro. 3.000 euro sono 3 milioni di una volta. Io mi ero creato uno stile di vita in base ai 17 milioni. Beh, ti puoi immaginare cosa ho dovuto vendere io per mantenere il mio status quo di vita e quello che ho dovuto passare per abituarmi psicologicamente a quello che io oggi prendo e una volta le davo in mance, tanto per essere chiaro. Allora, però, questa situazione del cazzo che hanno fatto questi signori, io mi auguro tanto che il prossimo presidente del Consiglio sia un bel primato, un bel gorilla e venga il pianeta delle scimmie, perché così non si può più andare avanti. Ti ringrazio. Scusate ma siccome ci sono delle altre telefonate in linea voglio accorciare. Michele ha centrato il problema perché i pensionati di oggi, ma anche saranno i futuri poveri nell'arco di qualche anno con Roberto. Cioè non c'è alternativa. Il pensionato, e lo sto provando sulla mia pelle, io quando lavoravo avevo uno stipendio molto più alto, abbastanza più alto, con la pensione me l'hanno decurtata. Cioè è una vita sempre più difficile, perché Grillo addirittura ha proposto di togliere il voto agli over 65, sì. Che è una cosa incredibile, quindi... senza pensione, sempre più povere, manco più potete votare. Questo è il vostro destino. Prego, posso dire una cosa impopolare? Allora, la telefonata di Michele è emblematica perché adesso qualcuno dirà ma lui è titolare di una pensione d'oro, tra virgolette. Allora, sì. Questo tema delle pensioni d'oro, che è un tema secondo me
comunista, ma nel senso più basso della parola, per fare la pubblicità, non ha senso. La pensione è un'assicurazione. Io tanto verso, tanto ho diritto di prendere. La pensione non è una ridistribuzione del reddito. È come se io andassi da una polizza, versassi in una polizza assicurativa 100.000 euro al mese perché sono ricco, e a un certo punto l'assicurazione alla fine mi viene a dire: eh no, siccome questa sarebbe una rendita d'oro, mo te ne do meno. Cioè, questa cosa del dire metto un tetto massimo è veramente assurda, perché se io, allora, se tu mi dici che sai già che non mi vorrai pagare una pensione alta perché pur avendo io una contribuzione alta, allora dimmi, contribuisci meno e tieniti in tasca di più dei tuoi soldi. Cioè, i soldi che vanno all'INPS sono soldi dei lavoratori, e se il lavoratore ha uno stipendio alto, un motivo c'è. Non è che noi dobbiamo dire adesso, siccome tu hai fatto tutta la vita il dirigente, prendevi 20.000 euro al mese, adesso a te però di pensione, pur avendo versato te ne diamo meno perché sennò è una pensione d'oro. Questa cosa non ha un senso. La pensione è un'assicurazione. Sono perfettamente d'accordo con te, però è venuto fuori un'altra questione, grazie alle telefonate. Io ho lavorato, ho versato per 15 anni dei contributi, non ho quindi raggiunto il numero di contributi necessari e di anni per poter avere una pensione, questi contributi spariscono. Cioè, non ho la possibilità dei soldi che ho versato di poterli avere indietro. Però c'è una grossa differenza, Poloni. Ci certo. sono delle categorie, una a caso, la citiamo, quella dei parlamentari, che non possono, è così. Che possono riscattarlo. Possono riscattare i soldi che hanno pagato. Allora, lo vogliamo ripetere. I parlamentari certo. possono chiedere indietro i soldi che hanno versato. Il loro capitale. Ovviamente non gli viene poi dato il vitalizio, su questo è fuori discussione, certo. però possono avere indietro i soldi. Beh, ma anche come diceva il signore prima della telefonata che ha pagato l'Enasarco, se io non ho raggiunto il limite di anni per poter avere la pensione, io non dico che mi devi dare la pensione per quello che ho pagato, almeno ridammi il capitale che ho pagato. Altrimenti, secondo me, si configura la truffa. Perché se lo facessi io domani mattina, mi arrestano subito una cosa del genere. È un furto, certo. È un furto legale. Io domani mattina garantisco a una persona, tu mi dai i soldi, quando avrai 60 anni, se sei arrivato naturalmente a pagare tutto, ti darò indietro qualcosa. Non sei arrivato a pagarmi quegli anni lì, non ti do più niente. A casa mia si chiama truffa. Bene, torniamo su un altro argomento che, voglio dire, è stato all'ordine del giorno in più trasmissioni, ma voglio dire che ha coinvolto migliaia di pensionati o di persone che attendevano la pensione e sono rimaste nel famoso limbo della Fornero, gli esodati. No, qui ne abbiamo un esempio, voglio dire, di chi è un ex esodato, ha vissuto tutto il pellegrinaggio, questa terra di nessuno, era in questa terra di nessuno, e voglio dire, la tua esperienza l'hai già raccontata più volte. Voglio dire, ma quota 100, io lo sai che non ho ancora capito, esiste, non esiste, l'hanno abolita la Fornero, sì, no. No, quota 100 è un escamotage, la Lega doveva ripagare l'elettorato e ha tirato fuori questa piccola, è solo un aspetto di una cosa che non è, innanzitutto è ingiusta, perché premia. Per avere quota 100 bisogna avere 62 anni e 38 anni di contributi. Ma io che per esempio ho 60 anni e 40 di contributi, raggiungo lo stesso quota 100. E perché non devo avere diritto alla pensione? Questa è l'ingiustizia. Berlusconi. Cioè, perché quota 100, allora, quota 100 innanzitutto, non ha specificare, senso. Non ha, il governo Lega 5 Stelle non ha modificato la legge Fornero. Oh. Ha introdotto in un documento di programmazione economico-finanziaria questo regime transitorio, regime diciamo a termine, per cui un soggetto può usufruire, se ha 62 anni e 38 di contribuzione, non so bene con quale criterio siano stati determinati 62-38, non lo so, sinceramente forse ne sa di più, no, ne sa di più lui, ma io... Probabilmente perché loro lo sapevano già che potevano accedere a pensionamento solo un determinato numero, gli altri sono stati tutti tagliati, quindi anche questa roba qui... Cioè, ma stiamo scherzando, l'hanno fatto, esatto. Cioè non esiste, ma chi è più colpevole? È uno come Salvini che sbandiera che abbiamo tolto la Fornero, ma tu, esatto, non hai tolto niente. Fornero non è stata minimamente modificata. Anzi, è ancora in vigore, peggio adesso,
Eh sì, perché poi finita quota 100, che è temporanea, passa nella fase più restrittiva della Fornero, esatto, che va a scaglioni. A e dall'anno prossimo aumenterà anche l'età pensionabile, i sei mesi insieme. Sì. Qui arriviamo veramente, e lì l'elemento, cioè siamo all'assurdo. Sei mesi, poi arriveranno di anno in anno, e poi non fa piacere più nessuno, no. Questo è il destino. Sentiamo un telespettatore, pronto? Buonasera, come ti chiami, da dove chiami? Mi chiamo Benvenuto, telefono dalla provincia di Como. Ciao, benvenuto. Prego. Benvenuto? Sì. Vai, con la domanda. Buonasera, state parlando di pensioni? Sì. Abbassa il volume della tua televisione, se no non ci sentiamo. Abbassa il volume prima, poi vai tranquillo con la domanda. Ecco. Allora, la mia domanda è questa. Io ho lavorato 46 anni. Vai. In un 13 anni in ditta privata. Forza, benvenuto. E il resto in un comune. Va bene. Quindi? Mia moglie lavorava anche lei nel comune come applicata, come impiegata. Vai, benvenuto, forza! È morta 30 anni fa. E ho avuto una pensione di reversibilità. Quindi? Però la pensione di reversibilità a me è andata solamente la metà della metà. Perché la nostra pensione era composto dallo stipendio e dall'indennità integrativa speciale. Per cui l'indennità integrativa speciale la percepivo già io direttamente. Ma lei no. La seconda indennità non me l'ha data. Va bene. Io. Vai, però sii più veloce. Benvenuto. È caduta. Questo è il tema delle pensioni ex INDAP, in sostanza, prima che venisse fuso, cioè tutte le pensioni che erano dei dipendenti statali, a un certo punto c'erano una serie di enti previdenziali, tutti separati, li hanno uniti nell'INDAP perché poi l'hanno fuso nell'INPS. Ma qui abbiamo un sistema pensionistico che è completamente diverso, cioè proprio le modalità di erogazione della pensione, eccetera, eccetera. Benasconi, è un caos, per non dire un casino, è un macello. In Italia abbiamo una serie di casse previdenziali, tra le casse previdenziali private, quindi quelle dei professionisti, tra l'INPS, tra la vecchia INDAP, che era fatta da addirittura diverse modalità di calcolo della pensione a secondo dell'ente pubblico di appartenenza. INDAP addirittura aveva una contribuzione che era virtuale, tra virgolette, cioè non versava lo Stato perché era lo Stato. Una torre di Babele, però siccome devo andare in pubblicità, voglio sentire ancora una telefonata, poi passo alla pubblicità, poi puoi andare avanti in questa descrizione di questa follia tutta italiana. Pronto? Sì, pronto. Ciao, come ti chiami, da dove chiami? Buonasera, sono Giovanni di Milano. Vai, Giovanni. Sì. Chiedeva la signoria vostra che io ho una pensione di 10.000 e qualcosa. Qual è la quota che mi viene tassata? E quanto è la percentuale? Vai, veloce con la risposta. Lui ha 10.000 euro di pensione, quanto gli viene tassata? 10.000 euro pensione anni. La no tax. Il 23% sulla tua pensione. Salvo la no tax area, che è una piccola no tax area. Dalla differenza parte la tassazione. Esatto. Quindi sostanzialmente? Da quando parte la tassazione? Fino a quando non parte? Sì, lui dice qual è la no tax area? Cos'è? 10.000 euro? No, sono 9.000, quasi 9.000. Sì, intorno ai 9.000. Intorno ai 9.000. Di più. A 9.000 non paga, ma allora come faccio a pagare che ho 2.000 euro di tasse? All'anno. All'anno? All'anno le avrà.
No, sì. No, io parlo dell'anno, per l'amor di Dio. Sì, ma no, magari sì, sì, per certo, perché poi il resto, dalla non taxare in poi, il 23%. Sono 150 euro al mese. È il 23% a salire, quindi ci sono. Poi magari anche solo per 10 euro lui sfoga. Poi ne parleremo un'altra volta delle tasse sulle pensioni. In più c'è la tredicesima, siamo abbastanza. Esatto. Perché anche questa è una gran porcheria. Il totale, il cumulo, dice 10.000 e qualcosa. Ok. Però c'è una trattenuta di 1.600 euro, perché 2.500 lordo e 1.600 ci paga la tassa. Come mai pago così tanto? Rientra in quella perché, la tassazione delle pensioni è quella, cioè la tassazione delle pensioni è IRPEF ordinaria. La no tax area di 9.000 euro, 8.900, non so cos'è, in più teniamo conto che la pensione va calcolata sulle la tassa annuale, va calcolata l'imposta annuale, non la tassa, va calcolata allora, ovviamente io fino a 9.000 sulle... non paga le eccedenze da 9 a 10? Paga l'eccedenza da no, se prende 10.000 euro l'anno teoricamente paga più o meno l'eccedenza. Ma sono 13 mensilità, però sono 13 mensilità, esatto. Non è... Deve tenere conto che sono 13 mensilità. È su 13, non su... È bello l'argomento, entusiasmante. Cioè, lei prende 10.000. Non per i pensionati, però devo passare alla pubblicità. Ecco, qua si è acceso in studio un dibattito fra pensione netta e pensione lorda, perché l'ultima telefonata, secondo noi... Il pensionato che ci ha chiamato non distingueva, lui parlava del suo netto, ma in realtà poi il netto e lordo sono due cose completamente diverse. Sbaglio, Bernasconi? Sì. È importante perché la parte non tassata, però tu devi calcolare quello che è il tuo lordo e quella parte che non viene tassata, ma la differenza viene tassata al 23%. Perché sennò poteva sembrare che lui venisse tassato al 23% per una parte minima, 1.000 euro, e quindi non aveva senso che poi venisse tassato di 2.000 euro su questo. Sì, certo. In realtà veniva tassato sulla sua pensione lorda. Ecco, spesso il pensionato non si sa districare, ma non solo il pensionato, anche il lavoratore delle volte guarda la sua busta paga che è il netto, ma in realtà bisogna risalire a quello che è il lordo, che spesso è il doppio rispetto al netto. Questa è una realtà. Sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, come ti chiami e da dove chiami? Allora, mi chiamo Donato e chiamo da Bergamo. Dai, Donato. Allora, il problema è questo. È stata introdotta come pensione l'APE sociale. Sì, l'APE sociale. Che è partita da 2 anni fa. Dico solamente una cosa. Sono rientrato anch'io da circa un anno, ritiro la pensione, mi danno questa pensione, sì, dell'APE sociale, da circa un anno. Io chiedo, da ignorante, ho lavorato, ho i miei contributi sono... come prevede la legge, diciamo, di 30 anni o qualche mese in più, però ci sto dentro. Sono stato in disoccupazione, poi gli ultimi 3 mesi dovevo dimostrare che ero disoccupato, non avevo nessuna entrata. Sì. Nessuna entrata. Sì, poi finalmente dopo 7 mesi, facendo la domanda 6-7 mesi prima, ci è voluto 7 mesi per ricevere il primo mese di pensione. Sì. A fine anno c'è la sorpresa. Come mai a noi, e siamo 3, 4 milioni, 5 milioni di italiani, in base a quello che dice il signor Renzi, io gli ho scritto parecchie volte per dire come mai ci trattate da pensionati di serie B? Come mai, visto che da luglio di quest'anno avete introdotto, danno la 14ª, come mai a noi che riceviamo l'APE sociale non ci spetta la 13ª? E questo vorrei sapere. Bene, grazie. Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione. Tutti quelli che prendono una volta mia nonna diceva la pensione minima o la pensione sociale. La pensione sociale non è una pensione legata alla contribuzione, ma è una pensione legata al reddito. L'INPS eroga prestazioni di... La pensione sociale può sembrare più un fatto assistenziale. Esatto, che non l'INPS una ha pensione. Una parte di assistenza e una parte di previdenza, che spesso vengono confuse. Però in realtà, mentre la parte di previdenza viene
erogata tramite la contribuzione dei lavoratori, la parte di assistenza è un ristorno da parte dello Stato che dà una sorta di diciamo pensione, reddito minimo di sopravvivenza ai, poi su questo possiamo andare a discutere, ne ho visti di tutti i colori, cosa fanno per averlo e cosa fanno non per averlo la gente, se facessero dei controlli, vabbè, lasciamo stare, come le pensioni di invalidità e quant'altro. Però questa è una parte assistenziale. Chi non riesce ad arrivare al famoso minimo contributivo necessario per l'erogazione della pensione, prende la pensione sociale, che è slegata dalla sua contribuzione. Quindi prende quel minimo di pensione perché è slegata dalla sua contribuzione. Ma la pensione sociale viene calcolata in base anche al reddito familiare, quindi se uno è al coniuge che percepisce la pensione non ha diritto di percepirla, o lo percepisce in maniera a scaglioni sempre più bassi in base all'aumentare del suo reddito. Se uno ha un reddito da affitto, ad esempio, ci sono degli scaglioni per cui è più basso, parte dal massimo, adesso le cifre non le so, però parte dal massimo e va a scendere. È una sorta di reddito di cittadinanza che è sempre esistito, insomma, è socialità, è aiuto alle persone, è assistenza. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, come ti chiami e da dove chiami? Diciamo da Alecco, Casatenovo, vabbè. No, niente, però io vorrei un attimo, aspetti, alzo un attimo il volume perché so, non mi sento quello che dico, scusatemi, ok? Senza far casino. Niente, io qua volevo dire, la pensione secondo il mio punto di vista, perché ho sentito prima la persona e da un po' cercavo di chiamarvi, che diceva dei 3.000 euro, lui ha pagato e tutto. Cioè, a questo punto qua, allora, arriviamo al punto definitivo in cui più o meno si vuole portare. Non esiste più la pensione, eliminiamo la pensione, la eliminiamo totalmente, ognuno si tiene i propri soldi se questo si vuole, se no in pensione uno non produce più. Uno che si lamenta che prende 3.000 euro di pensione, scusi, mi scusi veramente, ok, avrà pagato, l'ha fatto, però la pensione quando uno non produce più niente, no? Ok, se vogliamo mantenere uno stato sociale, quando uno va in pensione dovrebbe essere la pensione uguale per tutti, perché non produci più. Quando ti sei guadagnato tanto con la tua carriera, perché hai fatto dei grandi lavori e tutto, ti sei messo via dei soldi, in un momento che non produci più, siamo tutti uguali, no? Chi non produce più? Se no, allora si torna alla pensione, o si fa una roba che non esiste più la pensione, cioè si elimina totalmente la pensione, proprio si elimina totalmente, ognuno si tiene i propri soldi, o se no, se decidiamo di mantenere uno stato sociale, quando uno è in pensione non produce più e tutti abbiamo diritti agli stessi soldi, cioè sono 1.500, 2.000, cioè perché se iniziamo a fare ragionamenti, io ho messo su questo, tu hai messo su quello e tutto, cioè che senso ha, scusi, scusi, però, quindi quello tanto. Di prima che si lamentava che prendeva 3.000 euro, lui perde la sua vita sociale. Senti, ti ringrazio, ti interrompo, ma non perché, voglio dire, rispetto il concetto di tutti, le idee di tutti, però mancano 2 minuti alla fine di una trasmissione che ha avuto tantissime telefonate, perché stiamo, come ripeto, toccando degli argomenti molto sensibili, degli argomenti importanti per districarci da questa giungla in cui non si capisce assolutamente nulla. E vi prometto che rifaremo altre puntate su questo tema, perché è un tema importante che riguarda milioni di cittadini italiani. Detto questo, però, vi devo passare la parola 30 secondi a ciascuno, perché voi gli lanciate un messaggio, magari un messaggio di speranza, perché voglio dire, la gente deve anche poter sperare in un futuro migliore, anche i pensionati devono poter sperare in un futuro migliore. La Riz. Bisogna stare molto attenti, perché il welfare non è una cosa che è lì statica e la possiamo sempre attingere. Il welfare deve essere alimentato ogni anno, cioè come crescendo, sviluppando l'economia. Ma questo paese è fermo già da 10-20 anni, l'economia cresce poco. Quindi è questo l'auspicio, che veramente si rimetta in moto il sistema economico-industriale, soprattutto detassando. Bravo Larizza, ma detassando forse non solo le imprese, ma anche le buste paga esatto, dei lavoratori. È tutta una conseguenza. Berlusconi. Previdenza regionalizzata è una mia idea da sempre, così come
le famose, chiamiamole come si chiamavano una volta, come abbiamo detto, le famose gabbie salariali, una detassazione ragionata, perché c'è un principio economico molto semplice che, se non ricordo male, si chiama curva di Laffer, che è, ho studiato all'università ormai 30 anni fa, che dice che sostanzialmente l'aumentare della pressione fiscale, non solo diretta, ma diretta e indiretta, perché questo governo non aumenterà le aliquote IRPEF, ma ci sta mettendo 10 centesimi sulla plastica, 10 sul sacchetto, diceva, all'aumentare della pressione fiscale diminuisce il gettito, perché la gente... Allora, dico una cosa impopolare, domani magari mi trovo 18 macchine della Guardia di Finanza. La gente alla fine qualcosa deve far saltare per sopravvivere. Grazie Bernasconi, 5 secondi per l'amico di Grande Niente, No. Stasera è emerso che questo Stato, quando deve cercare soldi, li cerca sempre dalle fasce più deboli, quindi i pensionati. Grazie, grazie a voi telespettatori per le moltissime telefonate. A domani sera, senza sconti. Buonasera a tutti.